sono che le elettriche non sono divertenti. Beh, non tutte. Questa, a parer mio, a parer nostro, è una delle auto elettriche più divertenti che abbiamo mai provato. È vero. Ma perché accelera in un modo forsennato? Io penso che sia un po' indiavolata. Le elettriche di solito, le ultime elettriche, hanno un sistema di erogazione della potenza abbastanza progressivo. La Kona elettrica, invece, anche in questa versione restyling, perché tu avevi provato la prima, ha un'erogazione totalmente on-off. On-off. Esatto. Ma prima di continuare col video vi invitiamo a iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche su tutte le nostre prove future. Torniamo un attimo indietro prima di far arrabbiare i gabbiani. Il suono che mettono le gomme quando dai un colpo di acceleratore nella modalità sport è proprio l'urlo dei gabbiani. Esatto, quell'atrato, quel lamento. Le povere Michelin Primacy 4 non sono contentissime. Ma noi sì, perché i 204 cavalli e i 395 Nm vengono scaricati tutti sulle ruote anteriori e si possono levare i controlli. È pazzesco, non c'è attrazione integrale. Sì, io penso che stiamo parlando di questa cosa come se stessimo provando una supercar. Però se c'è del divertimento, perché non dirlo, insomma? Assolutamente. In modalità sport dà il peggio di sé e il meglio di sé. Sì, è la modalità che ci piace. Però volendo ci sono anche due modalità un po' più tranquille, normal ed eco, che aiutano a guidare in modo più ecologico. Ok, adesso passiamo ai dati che interessano un possibile acquirente di un'auto elettrica, che lo vedo molto green, molto tranquillo. Magari non fa queste... Ops, erano dei gabbiani, hai visto anche tu? Anche perché le novità della Kona Restyling le vedete sul video della ibrida che ho provato settimana scorsa. Qui sotto vi metto il link. E quindi ci concentriamo sulla versione elettrica. Esatto. Direi. Allora, due versioni elettriche, 136 cavalli o 204, che questa lo capite da quanto ti incolla il sedile appena acceleri. La coppia è la stessa però, 395 per tutti e due. Cambia l'autonomia. Ecco, al contrario delle auto termiche, dove l'autonomia è più alta perché consumano di meno le versioni base, qui abbiamo più autonomia sulla versione più potente. Esatto, 485 km di autonomia sulla versione più potente, poco più di 300-305 sulla versione con la batteria da 39 kW, mentre questa qui ha 64 kWh. Fa 0-100 in 7.9 contro 9.9 di quella da 136, neanche troppi in meno. No, però non rende l'idea lo 0-100, secondo me, della spinta che si ha non appena si accelera. Cioè, potrebbe sembrare un'auto... No, no, aspetta dei gabbiani. Mamma, questo è un gabbiano triste. Allora, è un'auto che davvero ha tanta autonomia, vi consente di programmare anche lunghi viaggi, ma senza dubbio vi consente di fare un utilizzo quotidiano anche extra cittadino. Assolutamente. Perché io mi immagino che in un utilizzo normale, io penso che più di 300 km, anche facendo un po' di autostrada, senza stare troppo attenti, insomma, all'utilizzo si possano fare. Quindi ben oltre il chilometraggio medio dei lavoratori normali. Ovvio, se fate autostrada tutti i giorni, solo autostrada, e fate magari la gente di commercio, non è ancora il momento di comprare un'auto elettrica. Tra l'altro in urbano danno più di 500 km di autonomia secondo il ciclo WLTP, perché in urbano ovviamente queste macchine danno il meglio e riescono a recuperare molto più energia. A proposito di recupero, ci sono dei paddle al volante che permettono di impostare il freno motore su tre livelli. Freno motore, che in realtà è il recupero. Esatto, più c'è freno motore, che ormai non è più freno motore ma frenata rigenerativa, adesso sto veleggiando, mentre con il paddle a sinistra pian piano aumento questa frenata ed è possibile andare in giro usando pochissimo il pedale del freno. Questo un po'? Ho visto un gabbiano. Ok, macchina accesa, modalità gabbiano. Mamma, quanti gabbiani! Mamma, che fumo sti gabbiani! Sono gabbiani che amano il tobacco. Niente, quest'auto mi diverte, mi ricorda le Jeep Nikko, e se le ricorda solo chi è nato negli anni 80, radiocomandate, che appena schiacciavi sul telecomando ste macchine schizzavano come delle saette. E questa? Questa è una Jeep Nikko? Che missile, sì, è sicuramente una Jeep Nikko. E cosa facevano le Jeep Nikko? Si ricaricavano alla spina. Esatto, allora là ricaricavi la batteria tutta la notte, qui ci vogliono 28 ore con la presa domestica, quella da 3 kW, quindi se volete un'auto elettrica è meglio attrezzarvi. Esatto, si può scendere ovviamente tantissimo con i tempi, a seconda del caricatore di bordo da 7 o da 10 kW, oppure si può ricaricare con la corrente continua, con le ricariche rapide da 50 o da 100. Nel modo più veloce, diciamo, ci vogliono meno di 50 minuti per passare dal 10 all'80%. Quanto costa questa Hyundai Kona elettrica? Beh, la più potente 204 cavalli e batteria a 64 kWh, 45.000 prezzo di listino, 49.6 l'allestimento top di gamma.
ma ci sono più di 10.000 euro di sconto tra incentivi e sconto della casa, quindi insomma comincia a essere un prezzo interessante per un'auto elettrica di questo livello tra prestazione e autonomia, direi. Ha tanta autonomia, è piacevole da guidare, uno sterzo leggero, adesso con il restyling anche due schermi da 10,25 pollici, tutti gli ADAS del caso, insomma è veramente una SUV elettrica molto molto interessante. Guidare davvero bella, come tutte le elettriche, tanta coppia, zero rumore del motore, spinta senza soluzione di continuità perché non c'è il cambio, ricordiamo, non è automatico, non esiste il cambio, è una marcia sola. Il limite, come di tutte le auto elettriche, è che bisogna ricaricarle e bisogna organizzarsi per i lunghi viaggi. Bene, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere like e poi commentate qua sotto e fateci sapere che cosa ne pensate di questa Kona elettrica.